Allora, noi siamo qui perché volevamo parlare ovviamente della Juventus con l'Empoli, ma anche approfittare questa sera di Mimmo Pesce, non solo in versione come del grande ospite, personaggio che diverte, che fa sorridere, che fa ridere, che insomma è l'idolo di quasi tutti i nostri telespettatori, ma del fatto che Mimmo Pesce ha scritto un libro, che è un libro molto serio e che possiamo far vedere, che si chiama Mio figlio è uno sgusciato, e noi vorremmo in qualche modo invitarvi a comprarlo, ecco, tanto per dirla tutta, no? Noi ci giriamo intorno a Catatayville, come si dice, compratelo. Perché questo? Non perché Mimmo Pesce abbia deciso di fare un libro di barzellette, ma in realtà perché Mimmo Pesce, qualcuno di voi lo sa, altri non lo sanno, vive una realtà molto particolare perché ha un figlio autistico. E lui ha raccontato, Mimmo poi ci teneva che lo presentassi io perché pensa che io sia bravo a presentare queste cose, in realtà io non sono granché, però ho l'abitudine di dire sempre quello che penso, piuttosto sto zitto. E devo dire che questo è un libro molto interessante, perché è un libro che è come un racconto quasi per bambini, no? È scritto in maniera molto semplice, molto diretta, molto fiabesca per certi versi. Ed è come si vive, si cresce un figlio che si scopre essere autistico. E racconta una serie di episodi, e qualcuno vorrei anche che poi ce lo raccontasse, io mi sono messo qualche segnalino. Intanto ti faccio questa prima domanda, che è perché, intanto perché si chiama Mio figlio uno sgusciato? Beh, insomma, vabbè, adesso parliamo dell'autismo, ovviamente. Okay. Mio figlio è uno sgusciato perché mio figlio frequenta un centro che si chiama appunto la tenda Onlus, progetto di sgusciati, e quindi è evidente che mi è venuto semplice giocare su questo aspetto. Ma mio figlio è uno sgusciato perché comunque, al di là della nostra associazione, perché questi ragazzi di fatto vivono all'interno di un guscio, questa è la verità. E il lavoro quotidiano che fanno i genitori, gli educatori all'interno delle associazioni, dei centri e quant'altro, è proprio quello di sgusciarli, cioè portarli fuori da questo guscio dove, vi garantisco, loro stanno non bene, benissimo, cioè è come portare veramente Pinocchio a Luna Park, cioè loro dentro questo guscio è il loro mondo ideale, che evidentemente sono felici. Lì sono felici. Lì mentre sono felici. Nella vita di tutti i giorni vivono dei traumi che tu hai raccontare. Sì, esatto. Allora, ecco, intanto, punto uno, questo è veramente un libro che si legge con grande facilità, c'è anche un po' di ironia, un po' di del Mimmo Pesce personaggio, di cosa succede quando si inventa le gag, eccetera, ma è la storia di un padre che racconta questo figlio. E qui intanto vi voglio dire, se no poi ne parliamo, la gente si dimentica, che se lo vogliono acquistare costa €15,90 e si trova... Beh, quasi tutte le librerie, oppure attraverso, ormai si usano le piattaforme, Amazon, Mondadori Store. E tu sei in classifica, la cosa che forse non sapete, sei sì. Quasi come il Napoli, sei l'Atalanta in questo momento. Sì, in questo momento sono l'Atalanta, questa cosa mi scoccia un po', però devo dire sì, no, sta andando bene con mia, devo dire, sorpresa, perché non mi aspettavo, io non faccio lo scrittore di mestiere, quindi... Sì. Però devo dire che... Ma non è libro, ecco, se mi permetti, non è il libro di uno scrittore, cioè questo non è un libro dove si cerca l'effetto speciale, l'immagine iperbolica, è un libro, è un diario, no? Certo. È il diario di un papà. Prima, insomma, il classico è che comincia quando voi, tu e tua moglie vi siete accorti, tu avevi una figlia che era una figlia che non aveva problemi, no, assolutamente, il secondo non figlio, dotata, come esatto, non dotata. Il secondo figlio quando ci si accorge che un figlio... Beh, io parlo della mia esperienza, poi è chiaro che si chiama spettro autistico proprio per questo, perché è talmente ampio lo spettro dove ognuno ha la sua esperienza. La mia esperienza è stata di intorno ai 2-3 anni, ci siamo accorti che Tommy, fino ai 2 anni perfettamente un bambino normalissimo, ai 2-3 anni ci siamo accorti che non rispondeva più agli stimoli, inteso proprio banalmente, se lo chiamavi non ti rispondeva. E ovviamente quando succede una cosa del genere, la prima cosa che pensi, dici, vabbè, sto ragazzo ha problemi all'udito, che è evidente. Stiamo parlando anche di 23 anni fa, dove l'autismo era veramente qualcosa di, non dico di sconosciuto, ma veramente semi sconosciuto. Siamo andati dall'Otorino e lì per la prima volta abbiamo sentito la parola autismo, perché l'Otorino dei tempi disse, guarda, il bambino ci sente benissimo,
secondo me potrebbe, essere, potrebbe rientrare nello spettro autistico. Anche io e mia moglie ci siamo guardati e ho detto, ma che è questo autismo? Perché non sapevamo assolutamente. E da lì è iniziato il nostro viaggio che ci ha portato, Tommaso ormai ha 25 anni, e fra poco ne fa 26, quindi sono 24 anni quasi che ci accompagniamo in questo viaggio. Io lo ritengo ormai il mio compagno di viaggio, di fatto. E so per certo che lui sarà sempre con me, lui sa per certo che io sarò sempre con lui finché sarò qua, e quindi se c'è una certezza è sicuramente Tommaso, perché questi ragazzi ovviamente diciamo non tutti sono così, ribadisco, perché sennò qualcuno dice ma no, ma il mio, perché abbiamo dei ragazzi autistici assolutamente che hanno insomma delle capacità, devo dire anche notevoli, e che rasenta la normalità, lo metto tra virgolette, normalità. Dall'altra parte abbiamo casi molto gravi, quindi non verbali, autolesionisti e quant'altro. Tommy si posiziona una via di mezzo, Tommy non è verbale per quello che si intende verbale, cioè io con Tommy non posso fare questa chiacchiera che sto facendo con lei, mentre però perlomeno le cose essenziali, insomma, se scappa la pipì ti dice pipì e te lo dice, cosa vuol mangiare ti dice il risotto giallo, cioè a domanda risponde. Ti faccio una domanda stupida: si ama uguale un figlio normodotato e uno autistico, visto che tu hai una ragazza normodotata, chiamiamola così, certo. No? Che suona meglio che normale, esatto. Scusami, si amano nello stesso modo? Sì, si amano nello stesso modo, è evidente che è un amore diverso. Perché una a un certo punto vi lascia. Sì, ci ha già lasciato. L'altro rimarrà in qualche modo sempre aggrappato a voi. Eh sì, in qualche è come modo. Come avere sempre un bambino. Sì, è come nel nostro caso specifico, Tommy, è come avere un bambinone che ti porti dietro sempre, sostanzialmente sempre. Poi il lavoro che facciamo noi come genitori e tutte le varie associazioni, e ce ne sono veramente tante, perché nel frattempo sono aumentati i casi, quindi ahimè sono sorte anche le associazioni sul territorio, e il lavoro è proprio quello, cioè di renderlo il più possibile autonomo, perché che lui sappia leggere o scrivere, cosa che Tommy fa, insomma interessa relativamente, l'importante è che sappia che ovviamente essere autonomo, da mettersi i calzini banalmente da solo, ad andare in bagno ed espletare tutte le funzioni di igiene da solo, cose che sulle quali devi lavorare, perché non viene automatico assolutamente. Io fino a qualche 5-6 anni fa io voglio dire pulivo mio figlio, cioè voglio dire, e non me ne vergogno, certo, perché certo. Senti Mimmo, tu citi una serie di episodi, no? Che sono la vita, no? Con un impegno di questo genere. Ne cito qualcuno, poi nel libro ne troveranno tantissimi. Il gelato. Lui, perché loro sono metodici, no? Sono metodici, hanno bisogno della loro ritualità. Tommaso, la sua ritualità, e sicuramente ci sono alcune cose che lo contraddistinguono, che sono il gelato, che lui ogni pomeriggio a merenda deve mangiare il gelato, e deve essere cioccolato al latte, e lui lo mangia praticamente 360 giorni all'anno. A buono 5 giorni perché magari eccetera, però lo deve mangiare tutti i giorni. E l'altra cosa è che lui tutti i giorni deve guardare un DVD della Disney, e quindi quando torna dal centro dagli sgusciati, lui al pomeriggio guarda un DVD della Disney, che sono quei 4-5. Sì, perché non è sono che sempre gli stessi. No, ma anche se gli proponi qualcosa di diverso, lo vedi che un po' si incazza, perché lui vuol vedere quei 4-5. Che sono Re Leone. Il libro della giungla, Re Leone, Peter Pan, sono questi. Qui lui si mette lì, guarda per due ore. Lui non guarda, lui partecipa, che è un po'. Cioè, la visione di Tommy non è una visione passiva. Tommy è nel film, Tommy è nel cartone. Perché se e per lui tutte le volte è una volta nuova. Per lui è come se fosse una volta nuova, perché lui ogni volta è come se lo sentisse per la prima volta, è dentro, partecipa, sta in piedi, lo vedi, si agita, vive quello che succede all'interno del. E dopo due ore che ha visto questo cosa fa? Dopo due ore arriva il momento di stand by, cioè si riposa, fa la sua vita normale, poi c'ha un altro momento un po' suo, che è quello della musica. Noi siamo stati costretti a comprarci un pallone, sai, di quelli che si usano alla ginnastica, quelli grossi, gonfiabili, sì. Dove ci si salta sopra,
si chiude in camera sua, ascolta la musica, che principalmente è sempre Disney, sì. E su quello salta. Qui si come un parco. Balla come... Esatto. E poi mangia. Dopodiché mangia e dopodiché guarda un po' la televisione. Poi... E cosa guardano? Guarda te. No, lui non gliene può fregare di meno. L'unica cosa che gli ho insegnato in questo periodo, diciamo, è che dice molto bene, tra l'altro, il direttore è molto bello, ma glielo ho insegnato finché lui l'ha fatto suo. Due minuti alla storia di Tommy arrivano, due minuti, grazie. Bene, da casa stanno scrivendo in tanti. Tanti messaggi di affetto nei confronti di Mimmo, ci scrivono subito acquistato il libro per lui, ma soprattutto per me, grazie di cuore. Poi, bellissima puntata con la storia di Mimmo e il suo Tommaso. Sto ascoltando Mimmo, che già stimavo prima, e con il suo racconto, se possibile, lo stimo ancora di più. Domani andrò a comprare il suo libro e lo abbraccio. E poi volevo segnalare l'ennesima dimostrazione della grandezza di Mimmo. Grazie per averne parlato. Ecco, il libro lo trovate anche su Amazon, credo, no? Per chi vuole prenderlo online. Store, Comunque nelle librerie c'è. Sì, c'è, però se uno non vuole andare in libreria lo spediscono a casa. Sì, sì, sì. Tommy in acqua. Beh, Tommy come la gran parte, insomma, parecchi ragazzi autistici insomma, adorano l'acqua, sono dei pesci in acqua, mio figlio è come stanno, ma anche questo voglio dire, ribadisco, io non sono un neuropsichiatra, per cui il libro, appunto, come ha detto bene all'inizio, non è un trattato sull'autismo, perché io non sono certamente un medico, però spesso questi ragazzi adorano l'acqua. Però ci si arriva un po' per logica e adorano stare sotto. Mio figlio sta parecchio in apnea, anzi ti fa stare sempre col fiato corto perché dentro sono in una famosa bolla. Certo. Cioè, quindi non sentono rumori, non sentono stimoli esterni, quindi stanno benissimo. Quindi chiaro che per noi come famiglia l'acqua è stato un momento, lo scrivo anche nel libro, di un'esperienza forte, molto forte, che ci ha, insomma, non dico segnato, però... Tommaso, oltre ad essere autistico, è anche epilettico. E noi abbiamo scoperto questa sua condizione di epilessia in modo traumatico, perché Tommaso stava annegando in mare e poi abbiamo scoperto che ha avuto il primo attacco epilettico l'ha avuto in acqua. E quindi, insomma... Che età? È 12-13 anni. E poi lui è uno che nuota, che corre, che cammina, che va, bisogna... Poi il problema di Tommy, ecco, se vogliamo parlare dell'acqua e non delle cose tragiche che sono successe, la cosa incredibile è quando Tommy, soprattutto quando era più piccolo, dovevamo proprio, quando entrava in acqua, fare una sorta di cerchio, il cerchio magico, che eravamo io, mia moglie, mia figlia e chi c'era nei dintorni, perché Tommy se entra in acqua lui va. Mamma mia. E il problema è che se lui va e nuota benissimo, tu non è che nuoti altrettanto bene. Non lo prendi più e quindi bisogna ogni volta creare questo semicerchio intorno dove si contiene in modo tale che lui, se tenta di allontanarsi, lo fermi. Esatto, infatti io poi col tempo ho imparato ad entrare in acqua con, adesso devo dire che con l'età si è un po' calmata questa cosa, entravo in acqua con il mio salvagente, perché dicevo, se devo correre dietro, perché il problema è che poi se lo prendi lui ti aggrappa, certo. E ti butta sotto, quindi correvo dietro con come Tommy in vacanza, come si può fare una vacanza con un ragazzo? Tommaso non vive la vacanza in modo positivo. Tommaso, proprio per il discorso della sua ritualità, delle sue certezze di cui ha bisogno, lui quando andiamo in vacanza una settimana, massimo due all'anno, spezzate, volutamente spezzate, perché Tommy il primo giorno che arriva la prima parola che ti dice è casa, che lui vuol tornare subito a casa, e per cui tu per una settimana hai questa parola che viene ripetuta nel corso della giornata, dice casa, poi passano 5-6 ore, casa, voglio andare a casa, perché magari sottolinea, in caso tu non l'avessi capito, io voglio andare a casa, e per cui la vacanza ovviamente anche per andare incontro a questa sua, tra virgolette, esigenza, noi difficilmente facciamo lunghi periodi. Quindi voi una vacanza vera non la fate da... Una vacanza per quello che si intende normalmente le tre settimane. Due settimane in giro, andiamo qui, andiamo là, no. La potremmo anche fare e magari la faremmo sicuramente, però è chiaro che devi mettere in conto che sicuramente Tommy non la vive in modo UPIE, cioè il concetto è che quando uno aspetta le vacanze è proprio
tutti noi aspettiamo le vacanze, vuol dire ecco un momento dove finalmente mi rilasso, mi diverto. Ecco, per Tormi viceversa è un momento di, tra virgolette, di stress, perché per lui mancano i suoi punti di riferimento che sono la casa, il DVD, il gelato, eccetera, eccetera. Quello che lo fa star bene. Esattamente. Senti, poi tante altre cose le scoprirete qui, non riusciamo a vederle tutte. Quando lui vede al supermercato la cassetta di Disney, lui vuole quella. Sì, io se lo assecondassi, io dovrei, oggi come oggi, avrei in casa intorno alle 3-4 mila cassette o DVD della Disney. Per cui ogni volta che va in un centro commerciale lui vuol comprarla, ma a casa ne ha altre 5 dello stesso titolo. Guarda. Ma lui comunque la vuol comprare. Quindi questo, diciamo che è una cosa sulla quale ovviamente arrivi poi insomma anche cose bieche per certi aspetti, però gliela prendi, poi arrivi alla cassa e la infili dove ci sono le caramelline, lo distrai un attimo e la lasci lì. Per cui se trovate un DVD della Disney sulle caramelle, vuol dire che siamo passati noi, cioè non avete, dici qua è passato Tommaso. Perché... Cosa come può essere aiutata una famiglia invece, poi punto centrale del tuo libro, che si trova un ragazzo che non va più a scuola, che ha più di 20 anni, che ne avrà tra un po' anche 30, esatto. Poi 40, e i genitori saranno sempre più anziani. Come si aiuta una famiglia così? Beh, insomma, si aiuta aiutando tutte quelle associazioni, lo dico perché ci stanno guardando in diverse regioni, che sono distribuite sul territorio. Per cui cercatele su internet, aiutatele, perché tutte hanno bisogno, sgusciate hanno bisogno, ma tutte, perché fanno tutte un lavoro incredibile. Spesso sono strutture, anzi la gran parte sono strutture private, hanno bisogno di autofinanziarsi, e per cui i genitori pagano per mandare il proprio figlio all'interno di queste strutture, oppure vendono qualsiasi cosa, mercatini, insomma qualsiasi scusa è buona per raccogliere fondi, perché costa, perché ogni struttura di associazione ha dei costi di affitto, di personale e quant'altro, e soprattutto non abbiate più paura di avvicinarvi a una famiglia con un ragazzo autistico, perché questo è un grosso problema. Purtroppo si conosce troppo poco l'autismo, se ne parla tanto ma si conosce poco, e quindi io percepisco anche un certo timore nell'avvicinarsi a ragazzi, soprattutto se sono adulti, perché con i bambini autistici è già differente, ma più o meno vale anche la stessa cosa anche per i bambini, una certa ritrosia, perché non si sa come approcciarli. Ecco, se si conoscesse un po' di più, si trovano delle chiavi di accesso per poter interagire con questi ragazzi e questi bambini. Io parlo di ragazzi, ma ci sono anche i bambini piccoli, ma certo, evidentemente, e per cui non è così facile, perché poi fondamentalmente questi sono ragazzi e bambini che sono soli, questa è la realtà. Sono fondamentalmente, Tommaso non ha amici, se non i suoi amici evidentemente autistici del centro, e quindi vivono una vita prettamente di solitudine, e spesso può capitare, non è nel mio caso, ma spesso le stesse famiglie poi vivono una vita di solitudine, perché un'integrazione, un'inclusione anche con altre famiglie non è facile, perché se hai un ragazzo, un bambino autistico che magari ha determinati comportamenti, è evidente che non è facile essere inclusi in un contesto sociale anche di amicizie normali, cosiddette normali. Ecco. Allora, prendete, acquistato, se vi va, potete, anche un regalo molto carino, ripeto, è un libro anche molto nella sua profondità e nelle difficoltà che vengono raccontate, un libro anche con molti interventi divertenti di Mimmo. Ritrovate sia il Mimmo che avete imparato ad apprezzare, ad amare qui con noi, che è il Mimmo padre che fa, che segue un'avventura non facile, ma che lo fa, e a me ha stupito molto questo, senza piangersi addosso, anzi, addirittura, no? Mimmo alla fine dice, non lo dico cosa dice alla fine, scoprirò, comprate il libro. Va bene, grazie Mimmo, 2 minuti nella ricerca, abbiamo cazzato il bocco.